mi dispiace perché secondo me Sottil, oltre che esserci affezionato, è un ottimo allenatore, anche perché i fatti parlano per lui, non io. Però forse qualcosa bisognava cambiare. In questi casi si cambia allenatore perché è la cosa più semplice. Speriamo che questo sacrificio porti a buoni risultati. Che la società abbia delle colpe è innegabile, è sicuro, perché se il Catania non ha fatto il campionato e tutti si aspettavano che la stessa società aveva paventato a inizio campionato, motivi ce ne saranno. Però quello che dico io, è inutile stare a pensare cos'è stato, cosa poteva essere, pensiamo al futuro, nel senso che c'è un nuovo allenatore, diamo fiducia massima al nuovo allenatore, pedalare, rimboccarsi le maniche e cercare di fare il massimo, perché tutti vogliamo vedere il Catania in Serie B. Anche io avrei puntato su uno navigato con grossa esperienza come Novellino, quindi penso sia la decisione giusta. Io penso che possa fare bene, non sta a me scoprirlo, ha vinto 4 campionati di Serie B, quindi è sicuramente un ottimo allenatore. Speriamo si adatti bene alla realtà sia della Lega Pro che di Catania. Obiettivamente direi che il posto a cui ambire è il secondo, poi è normale che la speranza è l'ultima a morire, si dice, no? Quindi la speranza deve arrivare primi c'è sempre. Sottil è un amico ed è un ottimo allenatore a mio giudizio, quindi speriamo che questo avvicendamento possa giovare tutta la Catania calcistica e città.